Vicepresidente Santangelo, cosa può fare la Regione per aiutare il Tribunale di Vasto che rischia la paralisi? Beh, oggi noi ci troviamo su una decisione già presa da parte del Ministero nel 2012. Il Tribunale di Vasto, ma più in generale Lanciano, Sulmona ed Avezzano, di fatto vivono di proroga in proroga. Quello che farà questa nuova amministrazione regionale sarà quello di chiedere la riapertura di un tavolo decisionale con il Ministero di Giustizia per far risiedere tutti gli attori indispensabili affinché di fatto il Tribunale rivenga riconfermato a tutti gli effetti. È una strada difficile, bisogna essere chiari ed onesti con tutti, però noi come Regione Abruzzo in qualche modo proviamo a spiegare ai burocrati di Roma che la Regione Abruzzo è una regione particolare, un'estensione territoriale diversa dalle altre regioni e quindi in qualche modo i presidi di legalità all'interno del territorio debbono essere mantenuti. Immaginate che intorno al Tribunale di Vasto c'è un'utenza di circa 100.000 persone, quindi insomma accorpare tutto sul Tribunale di Chieti tra Lanciano e Vasto diventa anche molto complicato per le persone nella gestione delle cause. Ecco, col governo quale tesi sosterrete? Salvare tutti e quattro i tribunali oppure accorparli e salvarne due di fatto? Oggi nell'ordine è quello di tenere i tribunali in piedi così come sono tutti e quattro. Non si è parlato di accorpamento, in qualche modo dobbiamo riaprire il tavolo e verremo nel tavolo delle trattative quello che riusciamo in qualche modo a spuntare. La prima cosa da evitare è che siccome dal 2012 c'è il blocco delle piante organiche per questi tribunali, di fatto questi stanno morendo per asfissia, cioè è vero che c'è proroga in proroga, però si arriverà al 2021-2022 di fatto senza nessuna amministrativa all'interno dei tribunali. Noi dobbiamo evitare questo, quindi la prima battaglia è quella di riaprire le piante organiche amministrative all'interno dei tribunali per far sì che i tribunali possano vivere e poi vedremo quali sono i margini di trattativa.